Eder. Mech. Palliser. San Felice sul Panaro, provincia di Modena. Si prepara un evento straordinario per celebrare il leggendario personaggio di Fantozzi e il suo creatore, l'indimenticabile attore Paolo Villaggio. Il Villaggio Fantozzi, con ben 200 attori, comparse e 20 set cinematografici accuratamente riprodotti, sarà inaugurato il 1 ottobre, alla presenza della figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, che presenterà il suo libro Fantozzi dietro le quinte. La celebrazione, definita un omaggio vero dal regista dell'evento, Roberto Gatti, ha ricevuto il patrocinio del comune e la collaborazione con la Proloco. Ed è stata sottolineata dal direttore generale della Banca San Felice 1893, Vittorio Belloi, come un modo per toccare il cuore di molte generazioni. Il centro di San Felice sul Panaro si trasformerà in un universo fantozziano il 1 ottobre, con la presenza dei personaggi delle famose pellicole, delle riproduzioni delle location più iconiche, come la scalinata della corazzata Potemkin e la storica partita di calcio fra Scapoli e Ammogliati, e con riferimenti ai decenni che hanno reso indimenticabile il personaggio. Lungo le strade del paese, sarà possibile ammirare un'esposizione di auto d'epoca degli anni 60 e 70, tra cui le mitiche Bianchine. In concomitanza all'evento, è stato lanciato un concorso fotografico che sta raccogliendo partecipazioni da tutta Italia, contribuendo così a rendere questa celebrazione di Fantozzi ancora più speciale e partecipativa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!